cominciare è nata perché? Perché pensavate che fosse il modo giusto per affrontare questa storia? Una volta abbiamo rinunciato dallo stesso punto che siamo partiti prima del sequestro, l'idea era comunque che tu per afferrare in qualche modo l'impatto emotivo di quella rete, di un determinato personaggio, dovevi stabilire le cose, evidentemente. Dovevi stabilire, al di là di rapporti di uomo, di modo, si capisce da sé, anche se. Tra quelli un'altra cosa, insomma, per cui in qualche modo illuminando determinato personaggio dovevi partire dal momento in cui scelte o immediatamente precedente il sequestro o quel sequestro, però dovevi sempre riportare le lancette indietro, era difficile poi riprendere la storia molto più avanti. Dicevo della moglie, che lì è una relazione evidente. Devastante, che però anche quando è stato raccontato l'episodio della moglie, che è il quinto episodio, Marco ha scritto una scena meravigliosa, in cui c'è Eleonora Moro che si sta confessando con il proprio confessore e sostanzialmente sta confessando di non amare più suo marito. E questa confessione viene interrotta dal rumore di elicotteri che girano sopra la chiesa, che sono gli elicotteri che si sono messi in volo dopo il sequestro, sostanzialmente. E quindi, anche se ripartendo in qualche modo dal minuto zero, ci si parte con un carico emotivo potentissimo, no? Perché immediatamente dopo la confessione c'è il senso di colpa, ci sono una quantità di sentimenti dentro straordinari. Quindi poi era, diciamo, narrativamente per ritornare su quello che era già successo, non mi toglieva la forza. I personaggi sono però tanti e pochi, no? Quindi la distribuzione dei personaggi è stata un'altra questione differente che avete affrontato prima di partire con la scrivere. Certo, tu devi dire più alle comodità della distribuzione dei protagonisti, certo. Quello è stato, anzi, penso che abbiamo anche a un certo punto invertito il Battista del Papa, l'onore di perché si può segnare che si deve essere vinto e poi diciamo cercare di mettere i paletti sulle svolte narrative ci siamo resi conto che forse passare dal Papa, dal messaggio del Papa, così dire, una buona idea, ma certamente è stato delicatissimo anche capire all'interno del singolo video di personaggio quanto stringerci dal tuo punto di vista e quanto darci la possibilità. Invece di vedere anche gli altri, alla fine abbiamo trovato una regola abbastanza rigida, da cui ci siamo volutamente distaccati quando ci serviva, perché comunque il fatto di avere così tanto dal punto di vista del personaggio ci permetteva di usare il racconto cronachistico, cioè di raccontare le cose in modo cronologico, che però un po' a rischio più freddo, e allo stesso tempo di incarnare gli eventi. Tanto anche lì mi spiego di raccontare più volte, ma capendo quale personaggio era più insomma avvenuto a quell'evento, per dire la duchessa con Cossiga, in gran parte come è una tua visione che sta prendendo corpo, che lo porta diciamo a trasformarsi anche più niente. All'inizio di questo genere ce l'avevamo quasi come corpo, poi per evitare sia di sovraccaricare le informazioni